Cosa c'entra un ascensore con il desiderio di santità di Santa Teresina di Lisieux? Eppure c'entra, c'entra. Ieri abbiamo sempre, andando a spigolare nel suo grande scritto Storia di un'anima, abbiamo iniziato a penetrare nel suo desiderio di diventare santa. E lei fa emergere la sua piccolezza, fa emergere la sua debolezza, i suoi peccati, ma dice: io non mi devo scoraggiare, perché se Dio mi ha messo dentro il desiderio di diventare santa, Dio non può schiacciarmi. Dio mi ha dato anche nella mia piccolezza la forza e gli strumenti per farlo. E vedete con quale intelligenza questa Petite Thérèse, la piccola Teresa di Lisieux, descrive il modo con cui lei comprende il cammino della santità nella sua vita. Anche io vorrei trovare un ascensore, ecco qui l'ascensore, un ascensore per elevarmi fino a Gesù. Perché sono troppo piccola per salire la dura scala della perfezione. Allora, ho cercato nei libri santi l'indicazione dell'ascensore oggetto del mio desiderio e ho letto queste parole uscite dalla bocca della sapienza eterna. Se qualcuno è piccolo, venga a me. E Teresa, dinanzi a queste parole, viene ispirata ad una conclusione, che era proprio quello, come dice lei in Storia di un'anima, era proprio quella che cercava e voleva sapere questo da Dio, Teresa. E a un certo punto lei continua: sono giunta alla conclusione che avevo trovato quello che cercavo, e volendo sapere, oh mio Dio, cosa fareste al piccolo che risponderà alla vostra chiamata, ho continuato le mie ricerche ed ecco che cosa ho trovato. Ecco qui ancora un'altra citazione biblica: come una madre carezza suo figlio, così vi consolerò, vi porterò sul mio seno e vi cullerò sulle mie ginocchia. Dinanzi a queste parole che vengono donate al cuore di Teresa, che cerca il mezzo per essere santa, l'ascensore per salire al cielo, lei poi esclama: ah, mai parole più tenere, più melodiose sono venute a rallegrare la mia anima. L'ascensore che devo portarmi fino al cielo sono le vostre braccia, o Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere, al contrario, devo restare piccola e diventarlo sempre di più. Qualcosa di stupefacente, qualcosa di meraviglioso. Teresa trova e comprende che l'ascensore per lei è appunto, sono appunto le braccia di Gesù. Ma questo ascensore non è solo per Teresa di Lisieux. Questo ascensore è anche per ciascuno di noi, tutti possiamo essere presi ed andare tra le braccia di Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!